Un'altra curiosità. Quanto è importante per te l'ultimo premio che hai ricevuto a Francoforte, il premio Karl Schwarzschild? È un premio che è stato dato per la prima volta, e quindi per me ha un valore aggiunto il fatto di essere stato il primo a ricevere questo premio. Karl Schwarzschild è un pilastro nell'ambito della fisica di cui mi occupo. La prima soluzione di buco nero è stata prodotta appunto da Karl Schwarzschild quasi 100 anni fa. Infatti si chiama il buco nero di Schwarzschild ed è quindi, diciamo, l'aspetto più classico possibile della relatività generale, tant'è che la relatività generale ha pochissime soluzioni analitiche note e quella del buco nero di Schwarzschild è una delle sicuramente la più nota. Quindi dal punto di vista simbolico per me ha una fortissima valenza. A questo aggiungi il fatto che è stato dato dalla città di Francoforte, in cui Karl Schwarzschild è nato e ha vissuto e ha studiato, e io a Francoforte ci sono stato soltanto da 3 anni, fondamentalmente, da quando mi sono spostato dal Max Planck di Potsdam a Francoforte. Quindi è un piacere per me vedere che il posto dove adesso lavoro e ho il mio gruppo abbia voluto premiarmi. Dopo un lasso di tempo così breve, con un premio così prestigioso, quindi un riconoscimento se vuoi, all'apertura mentale che i miei colleghi hanno avuto dandomi un premio, sebbene sia stato fondamentalmente l'ultimo arrivato, nell'istituto. A proposito di astrofisica di Francoforte e un po' dei passaggi fatti da te all'estero, anche se i primi passi sono quelli fatti nel Dipartimento di Fisica dell'Università di Bari. Certo. È una mancanza, come dire, di sensibilità? Non è necessario? O altri livelli, la stessa astrofisica, devono sempre essere relegati fuori dai nostri confini e in qualche maniera, un po' come è successo col vino, è successo col grano, è successo con l'olio, i nostri prodotti autoctoni, le nostre potenzialità sono destinate a nobilitare blasoni altrui. Perché, a tuo parere, non c'è o non ci sono le premesse per avere, per esempio, una presenza astrofisica anche in un presidio universitario come quello di Bari? Oh, questa è una domanda che può avere una serie di risposte, e ognuna delle quali prenderebbe almeno mezz'ora. Comunque, diciamo, a livello scientifico, la scienza funziona perché c'è uno scambio di idee, e quindi è del tutto naturale che uno scienziato lavori in un posto, poi vada a lavorare in un altro posto, e poi vada a lavorare in un altro posto. Se tu guardi alla storia della scienza, è sempre stato così. Galileo ha studiato a Padova, poi è andato a lavorare a Pisa, poi è andato. Fa parte della maniera in cui la scienza viene prodotta. E se vuoi, è un percorso forzato che spinge lo scienziato a confrontarsi con nuove idee e quindi andare nel posto dove ci sono nuove idee. Quindi non c'è assolutamente niente di sbagliato l'idea che un italiano vada all'estero ad imparare nuove cose. Quello che magari è sbagliato è che non c'è un contrappeso, non c'è quindi un posto in Italia dove uno straniero possa sentirsi attirato perché quel posto è la fucina di nuove idee, lì dove ci sono nuove expertise che vengono, nuove, come si dice in italiano, nuove capacità che vengono sviluppate, no? Quindi il problema non è tanto quello che non ci sia astrofisica a Bari, è una cosa che io anzi sono per l'idea che non tutte le facoltà devono essere dappertutto, sono più per l'idea che le università devono essere eccellenti e l'eccellenza non può essere distribuita omogeneamente, ci sono poche eccellenze e la gente più eccellente deve andare in questi posti di eccellenza.
E per uno scienziato muoversi per andare a studiare è qualcosa che non deve essere visto come un trauma o come una privazione. Appunto, in passato, nel Rinascimento, la gente si spostava ed era molto più difficile spostarsi da una città all'altra, solo perché magari a Padova c'era un professore che era più bravo dell'altro. Quindi studiare, andare via per studiare non è un problema. Il vero problema è che la scienza ha bisogno di fondi. Ha bisogno di... Le idee da sole possono venire ovunque, però per concretizzarle è necessario avere dei fondi. E questo vale sia a livello di scienze sperimentali, qui chiaramente se non c'è un esperimento che comprova che una certa teoria è corretta, non c'è maniera di farlo, ma anche a livello teorico, perché per risolvere certe questioni teoriche, ad esempio quelle di cui mi occupo io, c'è bisogno di strumenti di calcolo avanzati, di supercalcolatori, c'è bisogno di un lavoro di gruppo, ho bisogno di un'equipe di persone che insieme a me traducano le mie idee o le idee che partoriscono, che sono partorite all'interno del gruppo in una risposta, in un grafico, in una soluzione. E questo è dove l'Italia pecca rispetto ad altri paesi, quindi la Germania ha un atteggiamento molto più pragmatico, vede la ricerca e il ritorno tecnologico come una maniera per affermare la propria e difendere la propria Sorta di primato. primato sugli altre nazioni, e quindi decide di investire una certa quantità di denaro in questo. E questo investimento è un investimento che si è sempre dimostrato essere poi portatore di buoni frutti, no? Perché non c'è nessun aspetto della società tedesca che non beneficia in una maniera o nell'altra di tutto l'investimento che viene fatto in scienza e in tecnologia. Allora, adesso veramente l'ultima domanda. Lei era la curiosità di natura. Sì. Ettore Majorana passa, come dire, oltre che per le sue teorie, diventa famoso per essere scomparso. Quanto, è il confronto che chiede lo scienziato, potrebbe essere questa sua scomparsa la testimonianza e quindi l'affermazione, introiettata e rappresentata di quella che è un po' il fondamento delle sue scoperte, di qualcosa che c'è ma non si vede all'interno di un atomo. Sì, non so, penso che è un'interpretazione molto poetica questa. Penso che Majorana sia scomparso perché, io non so perché sia scomparso, però chiaramente la fisica è una passione che può portare spesso a dei gesti estremi e richiede moltissimo a livello psicologico, quindi non è anomalo. Majorana è un caso famoso, ma ci sono tante persone che alla fine hanno seguito un'esperienza di questo genere, che hanno quindi raggiunto risultati molto importanti e che poi hanno semplicemente deciso che la loro vita era in un'altra direzione. Adesso non so se questo è quello che è successo a Majorana, però è plausibile che lui abbia capito che dopo aver, insomma, fatto le scoperte che ha fatto, aveva comunque bisogno di qualcos'altro e che quindi è andato a cercare al di fuori della fisica. Una proiezione verso il futuro. Dopo le onde gravitazionali, quale sarà il prossimo step? Un progetto importante in cui sono impegnato in questo momento si chiama Black Hole Cam, ed è un progetto che ha l'ambizione di mostrare, di prendere un'immagine del buco nero al centro della galassia. Quello che osserviamo dalle osservazioni astronomiche è che ci sono buchi neri fondamentalmente di due taglie, una taglia extra small e una taglia extra large, extra extra large. I primi vengono chiamati buchi neri stellari e sono quelli di cui parlavo prima, quelli prodotti dal collasso di una stella di neutroni o da una supernova. E poi ci sono invece i buchi neri supermassicci che sono stati prodotti cosmologicamente molto presto e che sono fondamentalmente al centro delle varie galassie che osserviamo. Quindi quello che si pensa è che
il 99% delle galassie al proprio centro hanno un buco nero supermassiccio. Quando dico supermassiccio intendo con milioni, se non bilioni, miliardi di massa solare. Adesso l'idea del buco nero è un'idea che è ben chiara dal punto di vista matematico, che noi come fisici accettiamo in maniera quasi naturale oggigiorno, perché ci sono così tante indicazioni che sembrano mostrarci che esistono questi buchi neri. Però non abbiamo mai prodotto un buco nero. E questo è perché produrre un buco nero è estremamente difficile, per fortuna, perché può avere delle conseguenze molto negative. E quindi l'unica cosa che possiamo fare è osservare i buchi neri. E tutte le osservazioni che abbiamo di buchi neri sono osservazioni indirette, non ci dicono, ci danno la certezza che esista un buco nero. Però esiste una proprietà dei buchi neri che è tipica dei buchi neri. E potrebbe dare l'indicazione che quello che abbiamo al centro della galassia è proprio un buco nero. Giusto per essere precisi, quello che vediamo al centro della galassia è un oggetto che è estremamente massiccio e che non emette luce. Quindi, se vuoi, risponde ai requisiti di essere compatto e non emettere luci. Come sappiamo che è compatto, andiamo a vedere la traiettoria di stelle intorno a questo oggetto e vediamo che ci sono delle stelle che vanno molto vicino a un oggetto che però di cui non è una stella perché non emette nessuna luce. Emette delle radiazioni ed emette radiazioni nelle onde radio. Infatti, la sua classificazione, la sua denominazione come Sagittarius A star è un oggetto, l'oggetto A stella, all'interno della costellazione del Sagittario che va a cadere proprio lì al centro galattico. Bene, da un paio d'anni a questa parte, da 3 anni a questa parte, la comunità europea ha finanziato un grosso progetto, in realtà il progetto meglio finanziato in astrofisica, per fare delle osservazioni del centro galattico e mostrare che quello che vediamo, quello che è, questo oggetto che appunto è così massiccio, è un buco nero. E quello che cerchiamo è l'evidenza di una. Quella che viene chiamata una shard, una mostra. Una shard è un'ombra. Quindi, perché ci dovrebbe essere quest'ombra? La caratteristica tipica del buco nero, quello che distingue da qualsiasi altro oggetto, è che esiste un orizzonte degli eventi, ossia una superficie matematica, non una superficie rigida. Che è una membrana unidirezionale, le cose possono soltanto andare in una direzione e non nell'altra. Le cose possono soltanto cadere all'interno di questa superficie ma non venirne fuori. E questo perché la gravità è così forte che impedisce a qualsiasi cosa di uscire fuori. Anche la cosa più leggera, ossia la luce, non può uscire da questa superficie. Ed è per questo che viene chiamato orizzonte degli eventi ed è per questo che è nero. Bene. In realtà noi non vogliamo misurare l'orizzonte degli eventi, quello che vogliamo misurare però è l'esistenza di questa superficie e di questa membrana unidirezionale. E l'idea è quella di appunto mostrare che in un bagno di radiazione, che supponiamo essere presente al centro galattico, c'è una zona in cui viene fuori meno radiazione. Questa è l'ombra, la shadow appunto che è fatta dal buco nero. Quindi, quello che stiamo facendo noi in questo momento, sia a livello teorico con delle simulazioni che a livello di osservazioni, è cercare di fare fondamentalmente una foto, tra virgolette, del centro galattico e mostrare che è un buco nero attraverso la presenza di una shadow. Come facciamo a fare questa foto? Dunque, per fare una foto hai bisogno di avere una camera, una fotocamera. E la fotocamera in questo caso è rappresentata dai radiotelescopi, perché come spiegavo questo oggetto al centro della galassia non emette luce nel visibile, quindi non possiamo utilizzare dei telescopi normali con degli specchi o delle lenti, però possiamo usare dei radiotelescopi, cioè dei telescopi che sono sensibili alle frequenze radio. E
da un punto di vista di risoluzione, perché il concetto di risoluzione è un concetto abbastanza semplice che tutti quanti hanno familiarità, è come cercare di fare una foto di un'arancia messa sulla Luna. Immaginiamo di mettere un'arancia sulla Luna, di voler fare una foto da qui di questa arancia. Chiaramente abbiamo bisogno di una fotocamera che abbia un numero enorme di pixel che ci consenta di avere una risoluzione di questo genere. Adesso, la risoluzione in radioastronomia, con questi radiotelescopi, si ottiene avendo un telescopio che è il più largo possibile, che ha un piatto, un dish, che è il più largo possibile. Allora, ci sono dei telescopi che hanno dei piatti, hanno delle superfici di collezione delle onde radio che sono dell'ordine di 100 metri, sono enormi, sono bellissimi da vedere, però anche questi qui non sono sufficienti. La risoluzione che hanno questi oggetti sarebbe, non so, dell'ordine di 1000 volte più bassa di quella che è necessaria. Quello che è possibile fare però con la radioastronomia è avere un radiotelescopio che è grande quanto il pianeta. Tu dici, ma com'è possibile farlo? In realtà è possibile farlo tramite una tecnica che viene chiamata radiointerferometria, ossia vai a sincronizzare due radiotelescopi posti il più possibile lontano tra di loro, in maniera tale da prendere lo stesso fronte d'onda, la stessa onda radio, e questo ti consente quindi di avere virtualmente un telescopio che è grande quanto il pianeta, o che comunque che è grande quanto la separazione tra questi due radiotelescopi. Ed è per questo che si fanno queste osservazioni di radiointerferometria a larga base, VLBI è l'acronimo inglese, che sta per Very Large Baseline Interferometry. E quindi proprio in primavera abbiamo fatto una campagna di osservazione cercando di mettere il numero più grande possibile di telescopi nel pianeta in sincronia per fare le osservazioni del centro galattico. Perché più telescopi hai sincroni, più è alta la tua risoluzione. Se ce n'hai due, hai un'altra risoluzione, se ne hai tre, hai una risoluzione ancora più alta, se ce n'hai quattro o cinque, che è il massimo che abbiamo raggiunto, ce l'hai ancora più alta. E nel giro di 2 settimane abbiamo preso dati che adesso stiamo analizzando e speriamo di avere le prime immagini, tra virgolette, per la fine dell'anno, quindi o all'inizio dell'anno prossimo. Quindi il traguardo, l'orizzonte di cui mi parlavi prima è esattamente quello, cercare di mostrare in maniera, diciamo, scientifica che quello che noi pensiamo essere al centro della galassia è in realtà un buco nero E non un'arancia. Buon e non un'arancia. lavoro e grazie. Grazie a te.